Ciao a tutti, sono Lilli Meraviglia. In questo video voglio fare i capelli a unicorno. Allora, è un trend che ho visto in varie foto, ho detto pure voglio farlo. Ma ovviamente io lo farò con quel tocco Lilli Meravigliano che non guasta mai. Iniziamo subito. Iniziamo dividendo i capelli. Questa ovviamente è la mia ricetta. Prendiamo due ciuffi e li lasciamo avanti, così, in questo modo. Poi scegliamo una parte che ci servirà per fare il nostro corno. E vedete un po', proviamo tipo a farlo non troppo grande, sennò diventa un po' pesante. Diciamo così può andare bene. Pettiniamo per capire. Io direi così, anche se non è tantissimo centrato, ma sti cazzi. E lo leghiamo. Ce lo teniamo da parte, diciamo. Fin del tutorial, che ne pensate? No, vabbè, allora voi avete sto coso. Adesso riprendete i ciuffi. E io direi di fare due codini così, che in teoria sono tipo le orecchie. Quindi dividiamo i capelli in due. Da questo lato pettiniamo sotto, pettiniamo bene. Prendo un codino e ci faccio quel coso là. Molti mi chiedono qual è la tecnica giusta per fare questo tipo di acconciatura, cioè queste due palle ai lati. Sinceramente non lo so. Ci sono dei giorni in cui ci metto 2 secondi, altri tipo adesso in cui mi impicco e iniziano a farmi male le braccia, allora devo fare tipo una piccola pausa perché sennò non ci riesco. Vabbè, è venuto un po' una merda anche perché ho i capelli abbastanza sporchi in questo momento. Infatti, che schifo, però cioè nel senso io queste cose come sapete sono i miei esperimenti prima del lavaggio capelli, cioè. Diciamo che può andare bene? Ma sì, diciamo che può andare bene? Ma sì, è un po' una merda comunque, se dovete farlo fatelo meglio, cioè. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato. Oddio raga, mi fanno male le braccia, non ce la faccio. Oddio, non c'ho il codino. Ah, eccolo. Vedi, bastava insultarlo un po'. Sapete quando tipo state al capolinea e l'autobus non parte, no? Voi dovete iniziare a fare: ma te vuoi muove? Ma gli dai tipo, gli dici tipo: se te non parti, io prendo il martelletto quello che si deve usare in caso di emergenza e ti spacco tutti i vetri. Tu non vuoi questo, vero? Comunque, adesso più o meno non sono simmetrici niente, ma giusto per rendere l'idea. Adesso noi abbiamo questo coso qua, che vogliamo far renderlo un corno vero e non questa merdata. Noi prendiamo questo nostro corno, ci spruzziamo la lacca e codoniamo. Cercate un po' voi di capire come funziona, modellate il capello. Io non ci vedo, cioè sono troppo. Oddio, ma quanto sono miei capelli! Beh, spruzzo un po' di lacca. Io non so se voi riuscite a vedere i capelli in tutta la loro lunghezza. Mi vedete? Adesso prendete un pennellino e cospargete tutto di glitter. Io ho questi qua. Ma ci metto 2 ore così! Forse dovrei spruzzare altra. Però c'è sempre 2 ore ci metto, ma se po' vive così? Ditemi se po' vive così. Mamma mia, ragazzi. Volevo farlo con i glitter rosa, però non. Vi giuro, sono sprovvista di glitter rosa. Lo so, è una cosa incredibile e inammissibile. Certo, mi dispiace proprio non essere riuscita a trovare i glitter rosa, però vi giuro, non li ho trovati. Dai cinesi li vendono tipo solo argentati, rossi e verdi. Cioè, ma che merda è? Ma posso mettere i glitter verdi? Cioè, mamma mia, che sta lacca si secca subito, è una merda. Cioè, manco il tempo, te. Forza. Diciamo che va bene, adesso mi vado a lavare le mani perché c'ho un dito blu. Ci piace. Io per aumentare la glitterosità ho deciso di aggiungere questi glitterini, che non mi ricordo neanche da dove vengono. Se li butto un po' così, tipo così, così a caso. E lacco tutto. Come tocco finale attaccheremo una stella in cima, ancora non so come. Attacchiamo questa stella. Questo è il look finito. Sono soddisfatta? Ma sì, dai. Credo che sia anche carino. Cioè, questa stella finale, secondo me, gli dà proprio il tocco finale. Adoro, sbrilluccica un sacco. Certo, per andarci in giro non lo so, eh. E quella stella mi ha tipo scolorita e mi ha tinto tutte le mani di rosa. Ok, che mi piace il rosa, ma qui stiamo un po' esagerando. Allora, questo è il tutorial che si potete fare gli unicorni per fare. Carino, anche se questo corno oscilla un po' ora.
È veramente inquietante, sembra tipo che ho un obelisco in testa, c'è cioè qualcosa di incredibile. Così, è così, è così. Spero che vi sia piaciuto il tutorial su come essere un unicorno. E finalmente una cosa mi è venuta, cioè i capelli a forma di cuore non mi sono venuti, però questo sì, quindi ottimo. Certo, ve l'ho detto, mi dispiace un sacco che non sono riuscita a farlo con i glitter rosa, secondo me sarebbe stato tutta un'altra cosa. Fatemi sapere se lo fate anche voi e ciao!